Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, conferma la sua presenza questa sera in città, nel cuore della Movida. Conferma la fiducia ai giovani, ma li invita a dare una prova di maturità e senso civico rispetto all'ultimo animato fine settimana sullo stop della regione alla vendita e al consumo di alcolici dopo le 22. Spedisce la domanda a Palazzo Santa Lucia. La regione ci ha un po' seguito rispetto all'approccio che abbiamo mantenuto in relazione alla Movida. Innanzitutto ha condiviso con noi l'idea di unificare gli orari di chiusura e manco a farla apposta ha scelto l'una come tempo massimo per tenere aperti tutti i locali pubblici. Per quanto ci riguarda, chiaramente manteniamo l'isola pedonale, l'obbligo di utilizzo del monouso dalle 19, è chiaro che poi dalle 22 entrano in campo i divieti della regione. Noi abbiamo scelto di dare spazio, fiducia ai nostri giovani. La regione dal canto suo ha voluto su tutto il territorio evidentemente utilizzare un metodo diverso, però per fortuna quello che è stato il nostro indirizzo è stato seguito e credo anche condiviso da parte dell'organo regionale. Questa imposizione a consumare all'interno dei bar, senza poter consumare all'esterno dei bar, diciamo, non finirà per peggiorare la situazione sia lavorativa dei locali stessi, sia delle persone, creando poi assembramento dentro i bar? Dovreste chiederlo a De Luca. Io ho adottato un altro tipo di provvedimento che tendeva a salvaguardare in primis la salute dei giovani e della mia comunità, poi in secondo luogo a preservare le attività commerciali, evitando chiaramente assembramenti, e anche in terzo luogo per consentire che ci fosse un ritorno alla normalità da parte della comunità. La regione ha voluto adottare provvedimenti diversi e quindi va chiesto a chi li ha emanati il perché.